questo è il mio equipaggiamento. Adesso non so se è qua, però ci dovrebbe essere qualcosa del DLC. Ta-da-da-da. Anzi, Daft Punk style. Andiamo dall'uomo misterioso, va. Questi comunque si ottengono con il DLC. Comandante Shepard. L'uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. Una precauzione necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. Sarai anche il motivo per cui sono ancora vivo, ma questo non significa che io debba fidarmi di te. Devi mettere da parte i tuoi sentimenti personali. L'umanità si trova di fronte alla più grande minaccia della nostra breve esistenza. I razziatori. Lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Devi guadagnarti il diritto di farmi domande simili. Cerberus non è così malvagia come tu credi. Tu e io siamo dalla stessa parte, soltanto che abbiamo metodi diversi. Vieni al punto. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre stavi dormendo, sono scomparse intere colonie. Colonie umane. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori, come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. Tu li hai visti di persona. Li hai sconfitti tutti. È uno dei motivi per cui abbiamo scelto te. Ok, approfondisco. Negli approfondimenti ci sono delle opzioni ogni tanto dove ti fanno acquistare punti eroe o rinnegato. Qui non c'è ancora nulla, quindi ho fatto bene a saltare tutto. Saltare per modo di dire, io l'ho visto, ma sicuramente lo taglierò. Se quello che dici è vero, se dietro a tutto questo ci sono i razziatori, potrei pensare di aiutarti. Se tu avessi accettato senza vederlo di persona, ne sarei rimasto deluso. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Miranda e Jacob ti aggiorneranno. È una missione libera o mi state offrendo volontario? C'è sempre una scelta, Shepard. Se non troverai alcuna prova di quello che stiamo cercando, potrai andartene per la tua strada. Ma prima, recati su Freedom Progress. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportato in vita. Ora tocca a te fare del tuo meglio. Andiamo su Freedom, Freedom, Progress! Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinto a unirti a noi, comandante. Mi limiterò a scoprire cosa è successo a quelle persone scomparse. Non mi fido ancora di Cerberus. Capisco. Ti fidi di me, comandante? Sei un bravo uomo, Jacob, ma potresti lavorare per le persone sbagliate. Forse. Ma pensavo lo stesso quando ero nell'alleanza. È per questo che ora sono qui. Allora, approfondisco, al limite taglio. Ok, nessun punto esemplare, quindi È arrivederci. tutto per ora. Ah, la mia preferita. Che non è proprio vero, L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per questa missione. non ho mai avuto occasione di dirti quanto apprezzo ciò che il progetto Lazarus ha fatto per me. Spero solo che ne sia valsa la pena. Molti hanno perso la vita su quella stazione. Dobbiamo lavorare insieme. Il tuo atteggiamento non aiuterà nessuno. Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. Allora, approfondisco. Arrivederci. È ovvio che non sei interessata a parlare. Abbiamo un compito. Possiamo parlarne oppure possiamo svolgerlo. Bravissima. Andiamo su Freedom Progress. Non dovrebbe mancare molto, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai qualche ordine?
La nostra priorità è cercare dei superstiti. È improbabile, comandante. Nelle altre colonie non era rimasto nessuno. Erano deserte. Sarebbe bello trovare qualcuno. Sempre meglio di un'altra città fantasma. Chiudo la macchina e arrivo. Plup, plup. Io qui che ricordo che ci sono tipo delle tornette. Pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Coffee? Che figa. Vedi, questa cosa già non lo sapevo. Bene, ho sparecchiato. Saranno contenti di questo. Strano, niente corpi, nessun danno strutturale, nessuna traccia di una battaglia. Trappolone? Ovviamente è passato del tempo, io non è che mi ricordo tutto, quindi se mi trovate sorpreso è anche perché non mi ricordo. O perché magari ho trovato qualcosa di nuovo che evitavo ai tempi che furono. Crediti. Capito. Non è Fenris. Strano. I sistemi di sicurezza erano disattivati. Bellissima questa mossa. Attenzione. Attivazione sistemi ausiliari. Sistema di servizio. A sinistra. Distruggili prima che facciano fuori i tuoi scudi. Tra le forze alleate. Vieni un po' qui. In prossimità collisione. Perdite tra le forze alleate. Unità alleata offline. Quei mech non dovrebbero esserci ostili. Avrebbero dovuto riconoscerci come esseri umani. Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Mamma mia. È proprio vero che non sono abituato. Le ho prese di santa ragione da dei mostri base. Mostri, da dei mech. Occhi aperti! Che cazzo di spavento! Buon viaggio! Line. Crediti. Vamonos. Eccoli qua. Non ti muovere! Prazza, avevi detto che ci avrei pensato io. Ed eccola. Ma tu sei Shepard? Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus. Giù le armi, subito! Shepard, ma come sei vivo? Come cazzo hai fatto a riconoscermi con questa... con questa armatura? Cerberus mi ha ricostruito, Tali. In cambio devo indagare sugli attacchi contro le colonie umane. Permettici di dubitare delle tue parole, Cerberus. Abbiamo il diritto di indagare su degli attacchi contro una colonia umana. Piuttosto vorrei sapere cosa ci fanno dei Quarian in questo posto. Giù le armi, Prazza. Qualunque cosa ci sia dietro, non credo sia necessaria un'altra battaglia. Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. Non è un po' strano? Un Quarian su una remota colonia umana? I Quarian possono scegliere dove recarsi in pellegrinaggio. Vitor voleva aiutare un piccolo insediamento. Si è sempre trovato a disagio nei luoghi affollati. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare, si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Prazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un varco. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo.
Buona fortuna, Shepard. Ci vediamo dall'altra parte. Cheat. Qua, se non erro, c'è un piccolo bug che potrei spiegare. Attenzione, dopo. Shepard. Più avanti c'è una squadra di droni di sicurezza. Oh, caspita. Grazie per l'avvertimento. Ce ne occuperemo noi. Che sono qua, non mi ricordo. O forse mi confondo col primo. Comunque, appena riesco, lo dico. Ad arrivarci, ovviamente. Appena riesco... Non so parlare. Nemici davanti! Dove? Catarraia. Fallimento di sistema. Ecco. Ecco qua. Prova a sovraccaricarli. Dov'è? Eccoli qua. Vacca. Uno mi colpisce. Bene. Ecco fatto. Tardo. Ecco fatto. Sei finito. Basta. Ancora uno. Nemico a terra. Shepard, Brazza e la sua squadra sono corsi avanti. Gli avevo detto di aspettare, ma non mi hanno ascoltata. Vogliono trovare Vittor e portarlo via prima del tuo arrivo. Dovevamo aspettarcelo. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Vamos avanti. Allora, dicevo che qua, se io non avessi aspettato, se avessi ucciso un lanciarazzi, che ne so, a mezz'aria, ci sarebbe stato un bug dove mi segnalava ancora il lanciarazzi volante ancora in vita. Comunque me lo segnalava e non potevo proseguire. Questo lo so perché mi è capitato e ho visto che è successo cercando su, googlando. Andiamo avanti. E potrebbe succedere anche dopo, quindi lasciate atterrare le cose. Tanto sento Chewbacca qui. Nemico a terra. Sprigati, Shepard. Siamo nella zona di carico. Vittor ha riprogrammato un mech pesante. Sta facendo a pezzi la squadra di Brazza. Ti preoccupare. Volevano raggiungere Vittor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Vado avanti. Questi fanno una brutta fine. Ecco appunto. Ecco appunto. Una bruttissima fine. Quel mech ha una corazza pesante. Quei Quarian non avevano speranza. Quel bastardo è un osso duro. Non sarà facile sconfiggerlo. Lo so. Usa il sovraccarico per neutralizzare i loro scudi. Allora, il sovraccarico però è tuo. Quindi, utilizzalo tu. Fuoco. Sotto attacco. Guarda, però io ho sbagliato. E via. Tutto a posto? Insomma. Allora, un momento solo perché in terra ci sono cose interessanti. Cosa abbiamo qui? Ecco, questi serviranno per upgradare la Normandy. Ops, altro spoiler qui. No, ho sbagliato. Mostri torneranno. Mech proteggeranno. Al sicuro da Shami. Devo nascondermi. No mostri. No Shami. No. No, era giusto. Vito. Andava qua. No, Vitor. Non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno. Devo nascondermi. Nessuno ti farà più del male. Non ti sente, comandante.
Gli ho una botta in testa. Devo nascondermi. Voi siete umani. Dove vi siete nascosti? Perché non vi hanno trovati? Di chi stai parlando? I mostri. Gli sciami. Loro hanno preso tutti. Perché i coloni non hanno reagito, Vitor? Cos'è successo? Voi non sapete. Non avete visto. Ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Io so cos'è un collettore, quindi... Pensavo che i collettori non si facessero mai vedere. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Sciami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via, ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri, gli sciami, li ho registrati con il mio factotum. Molte letture, elettromagnetismo, energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito, deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Ve lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Prazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Mandiamolo con Tali. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Siamo pronti a partire. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato. Ma visto il nostro passato, è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. Ogni tanto, hai mai pensato di essere gentile? La diplomazia è ottima quando funziona, ma è difficile usarla quando tutti ti considerano una minaccia. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori. Perché ho come l'impressione che tu lo sapessi già? Avevo i miei sospetti, ma servivano delle prove. I collettori sono a dir poco enigmatici. Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti, in genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. Come fai a sapere che sono coinvolti i razziatori? Il modello è il loro, nascosto tra i dati. Il Consiglio e l'Alleanza vogliono credere che la minaccia dei razziatori sia morta insieme alla Sovereign. Tu e io sappiamo la verità. Non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. Se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace. Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. Trovarli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei un leader nato. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra.
Tenetevi pronti. Sei un vero leader, Shepard. Otterrai chi vorrai. Tu occupati dei collettori. Io mi assicurerò che la squadra sia pronta. Bene. Prima di andare, un paio di cose. Primo, inizia con il dossier di Mordin Solus. È un brillante scienziato Salarian. La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti dei collettori. Non ho ancora iniziato e già cominci a dirmi cosa fare. Ti sto dando un'indicazione. Ciò che ne farai è affare tuo. Sono certo che farai la scelta giusta. D'accordo. Qual è l'altra cosa? Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. Ehi, comandante! Proprio come ai vecchi tempi, eh? Non avrei mai pensato di rivederti, Joker. Senti chi parla. Io ti ho visto morire. Ho avuto fortuna e mi hanno attaccato un sacco di tubi. Tu come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Il consiglio ha voluto dimenticarti completamente. La squadra è stata sciolta e io sono rimasto a terra. L'alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus. Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. E poi c'è questa. L'ho saputo solo ieri sera. È bello tornare a casa, comandante? Immagino che dovremo darle un nome.